Benvenuti, questa è una piccola recensione della web app Calameo in cui vedremo anche i primi passi per poter imparare a utilizzarla. Il primo passo è cercare tramite un browser l'applicazione. Il primo risultato sarà quello che ci interesserà, molto utile al fatto che troviamo in primo piano come usare Calameo e il fattore interessante è che troviamo proprio la guida di Calameo all'interno della stessa applicazione. Entriamo sulla homepage. Il sito è strutturato in maniera tale che in alto troviamo le informazioni utili, cioè le funzionalità, i prezzi, come vedremo dopo, l'iscrizione, l'accesso e la possibilità di pubblicare qualcosa. Più sotto troviamo i prodotti, qua abbiamo degli esempi di riviste, manuali o volantini. Più sotto ancora abbiamo le pubblicazioni più recenti. In fondo alla pagina invece abbiamo tutto ciò che ci servirà per un eventuale aiuto. Ora proviamo a vedere un prodotto pubblicato. Prendiamo come esempio una tesi per poter far vedere che questa applicazione può essere utile anche nel mondo universitario, per presentare una tesina, per presentare una presentazione in maniera originale. Il prodotto ha una facciata che rappresenta un libro. Abbiamo lo zoom, la possibilità di spostarci dove ci interessa. In alto abbiamo un eventuale indice, i prodotti correlati, lo zoom e altre funzionalità. Nel girare le pagine abbiamo anche un effetto sonoro che rende il nostro prodotto ancora più verosimile. Come vediamo, per consultare le pubblicazioni non è necessaria né l'iscrizione né un pagamento, quindi è senza impegno. Se invece noi volessimo pubblicare qualcosa, è necessaria l'iscrizione. L'iscrizione, come vediamo, può essere fondamentalmente di due tipi, a pagamento o gratuita. Gratuita offre le funzionalità base con 15 giga di archiviazione e altri servizi, mentre quella a pagamento si divide tra premium e platinum. Premium ha dei servizi aggiuntivi, mentre platinum è completa di tutti i servizi che offre l'applicazione. Molto utile e pratico il fatto che l'iscrizione può essere annuale con uno sconto del 10% fisso e mensile. Per quanto riguarda l'iscrizione gratuita, invece, è molto semplice, può essere fatta tramite i vari social, Facebook, Google e LinkedIn, oppure semplicemente tramite la compilazione del modulo di iscrizione. Uguale per quanto riguarda l'accesso, può essere fatto tramite gli stessi social o tramite la compilazione delle credenziali. Come vediamo, è un'applicazione molto semplice e intuitiva. Adesso proviamo a vedere come si fa per pubblicare un prodotto. Dobbiamo sottolineare che questa applicazione non permette di creare documenti, ma semplicemente di condividerli. Possiamo condividere dei documenti in PDF che sono eccezionali per questa applicazione e come vediamo, una volta che sarà caricato il documento, possiamo pubblicarlo. La pubblicazione è molto veloce, dipende dalla velocità della rete internet, ma in genere è un'applicazione molto semplice, veloce e intuitiva. Spero che vi sia stato d'aiuto. Buona giornata!